Per affrontare la transizione energetica, Citroën ha messo in atto un piano di elettrificazione di tutti i suoi modelli entro il 2025. Anche per quel che riguarda la gamma dei veicoli commerciali, che nel 2021 sarà tutta elettrificata. In particolare, le piattaforme Citroën sviluppate per l'elettrificazione sono due. Quella per le compatte full electric, la ECMP, e quella chiamata EMP2, per i modelli più grandi, ibridi plug-in. La nuova Citroën C4 è nata prevedendo da subito anche la configurazione totalmente elettrica del pianale ECMP. Si chiama EC4 con una diergi sulla E, come il nome del marchio Citroën. E così si chiameranno tutte le future elettriche della casa francese. Il pianale EMP2 è adottato invece dalla C5 Air Cross Hybrid Plug-in, mossa da un modulo ibrido a benzina ripartito su più allestimenti e con la trazione anteriore. Altri due veicoli elettrici sono poi il van commerciale E-Jumpy, che nella versione passeggeri si chiama E-Space Tourer, e la piccola AMI, un quadriciclo urbano innovativo nella forma e nelle modalità di acquisto e personalizzazione. In ogni caso, tutte le Citroën elettriche sono visibili nel sito ufficiale, sia cliccando nei menu specifici, sia sulle immagini delle vetture che hanno il logo di una spina elettrica. C'è anche una sezione elettrico per tutti, che dà molte informazioni a chi vuole saperne di più. Torniamo alla recentissima EC4. Il suo pianale è presente anche su vetture più compatte, ma si adatta bene ad un crossover di 4,36 m che pesa oltre 1500 kg. Il motore anteriore, con trazione sulle ruote davanti, eroga 136 cavalli e ha velocità autolimitata a 150 km/h. La C4 raggiunge i 100 km/h in 9 secondi, mentre l'autonomia dichiarata per la sua batteria da 50 kWh è di circa 350 km, un valore interessante grazie ad un buon lavoro sui dettagli. Quanto alla ricarica, ci vogliono meno di 8 ore per fare il pieno di energia, anche se con i sistemi più potenti si può arrivare fino all'80% della carica in circa mezz'ora. Niente cambio, ma solo un selettore di marcia con la modalità brake per rallentare di più in rilascio recuperando energia. Se consideriamo l'autonomia di 1085 km della 1005 Blue HD a gasolio, i 350 km dell'elettrica sembreranno pochi. Però, se l'uso dell'auto è concentrato su brevi percorsi, specie con una ricarica a casa durante la notte, la EC4 può essere la scelta migliore, con i vantaggi che l'elettrico dà anche a livello fiscale. L'auto ibrida nella gamma Citroën è la C5 Air Cross. È ricaricabile, dunque plug-in, e ha la trazione anteriore. Davanti dispone del noto 1.6 PureTech 4 cilindri a benzina, collegato ad un motore elettrico da 110 cavalli. In tutto si ottengono 224 cavalli con una velocità massima di 225 km/h. Si può selezionare la modalità solo elettrica e in questo caso percorrere fino a 55 km, mentre il consumo medio dichiarato è di 78,7 km con un litro di benzina. Con le colonnine più rapide si può arrivare a fare una ricarica completa in un'ora e mezza circa. La C5 Air Cross non è al momento disponibile con la trazione integrale, mentre per chi cerca più spazio, la casa francese offre un paio di soluzioni con alimentazione 100% elettrica. La prima si chiama E-Space Tourer, ovvero la versione per passeggeri del van commerciale E-Jumpy. Il motore è sempre lui, l'elettrico da 136 cavalli e 260 Nm di coppia, mentre il pacco batterie può essere da 50 kWh oppure da 75 kWh per una maggiore autonomia fino a un massimo di 330 km dichiarati. Sempre per la città c'è invece l'originalissima AMI, che porta il nome di una Citroën storica reincarnandosi in una agilissima due posti di 2,40 m, con un motore elettrico da 8 cavalli in grado di farle raggiungere i 45 km/h. L'autonomia dichiarata di 75 km è pensata per l'utilizzo urbano, mentre la ricarica completa può avvenire in 3 ore. La AMI si può personalizzare con specifici kit, ordinabili online, oppure noleggiare anziché acquistare, con cifre minime grazie anche agli incentivi statali che attualmente riguardano le elettriche. Perché comprare una Citroën elettrificata? Ci sono sicuramente alcuni vantaggi da non trascurare. La EC4 è una delle più recenti elettriche sul mercato, con una piattaforma già ottimizzata per l'ultima generazione di tecnologia elettrica. Il SUV C5 Air Cross Hybrid Plug-in gestisce bene il pianale ibrido, considerando il peso di 1845 kg in ordine di marcia. È veloce e permette di viaggiare in scioltezza, ma anche con comodità e coccole che hanno poche rivali nella categoria. Se poi scegliete la AMI, fate veramente un salto nel futuro. Pochi veicoli per la guida urbana sono più contemporanei e innovativi di questo, anche nel design. Per l'AMI non ci sono scelte, è un veicolo da città, per brevi percorrenze e velocità ridotte, e quindi non può essere altro che elettrica. Quanto alla ricarica, si può usufruire della convenzione con Enel X per avere la stazione di ricarica Juice Box, disponibile con più livelli di potenza fino a 7,4 kW per tempi di caricamento piuttosto rapidi. Sta a voi ora a scegliere! Segnalateci nei commenti la vostra Citroën elettrificata preferita e non dimenticate di visitare il sito electricdays.it per informazioni e approfondimenti.